Consiglio Generale in Orvieto ordinato che la Madonna de Santa Maria de Agosto si debbia il giorno innanzi alla vigilia portarla in Santo Andrea e poi, con solennità, della vigilia portarla in Santa Maria. Così si disponeva, secondo le fonti storiche, per un lontano 14 agosto del 1338, quando, ottenuta la liberazione da un assedio per intercessione della Vergine, si deliberò di portare una statua della Madonna dalla chiesa di Sant'Andrea al Duomo. E così accade ancora oggi sulla Rupe, nella vigilia della festa di Santa Maria Assunta, quando tra addobbi e stendardi si rinnova il secolare omaggio della comunità orvietana all'antica patrona del comune. Ogni anno, al termine della concelebrazione eucaristica, il 14 agosto a sera, la tripudiante macchina della Madonna Assunta prende le mosse dalla collegiata di Sant'Andrea per tornare in Duomo. Trasportata a spalla dai facchini, sfilano per le vie del centro storico. A scortarla, tra il fervore dei cittadini e la curiosità dei turisti, le autorità civili e religiose. Per la città di Orvieto si tratta di una festa doppia, perché a lei, la rosea e serena Vergine contornata dai paffuti angeli in cartapesta, è dedicata, oltre alla città, anche la Basilica Cattedrale. Una festa che si svolge tra il persistere della tradizione e il festoso affetto della folla il giorno prima di quella canonica del 15 agosto. Tra gli applausi, la banda e le campane che continuano a suonare fino al crepuscolo, quando tutto si conclude e sfuma sul sagrato dorato del Duomo. Thank you.